Ciao ragazzi, bentrovati sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook. Oggi siamo accompagnati da questo scorcio di sole naturale che ci accompagnerà durante tutti questi video. Ok, allora, oggi vi voglio parlare di, secondo me, quella grossa confusione che può passare quando io faccio notare che in alcuni movimenti necessita forza, in altri movimenti necessita solo tecnica. Ok, questo tipo di affermazione può essere un po' fuorviante, nel senso che potrebbe far capire che anche la persona più debole del mondo e senza alcun controllo muscolare possa eseguire alcuni movimenti perché sono movimenti puramente tecnici, cioè devi metterti solamente lì e provare a farlo. Purtroppo nel contesto dell'allenamento a carico naturale sapete che non è che ci sono movimenti così banali sulle muscolature, sulle articolazioni, per cui è possibile mettersi lì a farli senza avere un minimo di sostegno della muscolatura, come per esempio può essere camminare o può essere alzarsi da un divano e via dicendo. Quindi oggi parliamo di come, nonostante si possa considerare alcuni movimenti molto tecnici o con un'elevata componente tecnica, serva comunque una buona base di forza. Quando parliamo di un processo di diciamo costruzione di un movimento, noi dobbiamo tenere sempre in considerazione la sfera delle capacità motorie. Quando si parla di capacità motorie, all'interno delle quali ci sono le abilità condizionali, ci sono le abilità coordinative e via dicendo, dobbiamo sempre considerare un gesto in quelle che sono le sue sottocomponenti. Nel contesto, per esempio, della verticale, ci deve comunque essere una base di forza minima che, associata ad un certo gruppo di settori muscolari, permette poi di rendere il movimento puramente legato all'apprendimento del gesto tecnico, al contrario magari di come alcuni gesti invece possono avere un'elevata componente necessaria di sviluppo della forza applicati comunque ad una elevata componente tecnica. Vi basti pensare a un piegamento in verticale, non è che vi mettete lì e pensate a farlo, dovete avere una buona base ovviamente di forza e poi continuare a sviluppare questa forza in un movimento tecnico come può essere quello della verticale, quindi andare a combinare le due cose. Per quanto concerne invece la verticale, è sicuramente un movimento che, arrivati ad un certo punto dove avete una buona base muscolare, voi lo potete comunque andare a praticare senza nessun tipo di difficoltà. Andare a sviluppare una buona base muscolare di forza, cosa vi serve? Vi serve per poter aumentare quello che è il volume di lavoro nella stessa unità di tempo, quindi aumentare la densità di lavoro. Quindi immaginate due situazioni: una persona che non ha passato un minimo di tempo a preparare almeno un pochino i flessori dell'avambraccio per poter contrastare la caduta, non è andata a preparare un pochino almeno tutti i muscoli per esempio che riguardano l'elevazione della scapola, il controllo appunto della scapola stessa, quindi il grande dentato, il basso e medio trapezio. Sicuramente magari non è andata a rinforzare la muscolatura addominale del gluteo per andare a favorire quello che è proprio il controllo dell'allenamento, l'estensione dell'anca e via dicendo. E dopo prendiamo una persona che invece ha passato una buona quantità di tempo a sviluppare questi muscoli che permettono di gestire l'allineamento e quella che è la posizione di inversione e riuscire a controllarla un minimo. Che cosa succede? Che la persona che non ha passato a sviluppare almeno questa forza minima, quando andrà ad eseguire ripetutamente il gesto tecnico, si ritroverà a riuscire a riprodurre dei tentativi di esecuzione del gesto che sono di un numero inferiore nella stessa unità di tempo rispetto alla persona che invece è andata ad acquisire una buona base di forza. Ok? Quindi sostanzialmente quello che succede è che la persona che non si è preoccupata di sviluppare un condizionamento minimo, neuromuscolare minimo per quei muscoli che permettono di ottimizzare il gesto tecnico, potrà andare a gestire nella stessa unità di tempo molto meno lavoro e di conseguenza, se abbiamo una skill che è prettamente legata al provare il gesto, lo potrà provare molto meno rispetto ad una persona che invece ha già una buona base di forza. Quindi sostanzialmente questo ci fa capire come per ottimizzare un gesto che è prettamente tecnico serve comunque un minimo di forza in quelli che sono i muscoli motori primari. Quindi anche se nel complesso, quando noi arriviamo alla fine del percorso, un gesto come la verticale ci sembra solo una cosa da dire, beh, la provo finché non mi riesce perché in realtà non faccio fatica, questo non esclude che prima di tutto questo ci debba essere una preparazione
minima, perché sicuramente questa preparazione minima inciderà sul tempo di apprendimento. Quando io dico sempre che il tempo di apprendimento non si può prevedere, è però anche vero che si possono fare un pochino questo tipo di ragionamenti, cioè se il gesto da imparare è prettamente legato ai tentativi, io non devo far fatica a fare tentativi, c'è poco da fare. Quindi per non far fatica a fare tentativi, io devo comunque andare a riprodurre all'interno di questo gesto un minimo di supporto neuromuscolare affinché questo gesto possa essere ripetuto tante volte nella stessa unità di tempo. Quindi spero che questo discorso abbia chiarito un pochino un video che avevo fatto già precedentemente, penso un anno fa, ma che mi è passato praticamente tra i miei video, che ogni tanto vado a rivedere per vedere se c'è da chiarire qualcosa, dove facevo notare che la verticale è un gesto prettamente tecnico e non ci serve poi così tanta forza. Quindi è vero questo concetto nel momento in cui voi la verticale siete in grado di farla. Poi nel momento in cui voi la verticale dovete impararla, è vero che sussistono delle condizioni per cui se voi volete imparare un gesto nuovo, dovete fare un casino di ripetizioni e dovete fare tutte fatte bene. Per poter gestire un elevato numero di ripetizioni in una determinata quantità di tempo, voi dovete avere una base di forza che vi permetta di andare a percepire la singola ripetizione e il numero totale di ripetizioni non solo facili, ma anche qualitativamente buone. Perché voi è vero che potete, a parità di preparazione fisica di base, fare lo stesso numero di ripetizioni di una persona che invece ha una preparazione superiore, però quelle ripetizioni come le fate? Cioè fare 50 ripetizioni in 10 minuti e sporcarle non è come fare 50 ripetizioni in 10 minuti e farle tutte bene. Quindi il succo del discorso è sostanzialmente questo: qualsiasi sia il gesto che vi sembra semplicemente un gesto legato ad una componente tecnica dove si può provare senza far troppa fatica, questo non esclude che ci debba essere sempre una preparazione fisica di base, esattamente come viene anche per la verticale.